Dimensionamento della rete scolastica. La Regione Abruzzo, al termine del tavolo tecnico interistituzionale tenuto ieri a Pescara, ha fatto propria l'ipotesi prospettata dall'Ufficio Scolastico Regionale e di conseguenza ha chiesto alle province di esprimersi su 11 distretti scolastici così ripartiti: 4 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e 2 in quella di Teramo. Il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, in una nota inviata agli interlocutori istituzionali, ha ribadito la contrarietà ad azioni di accorpamento dall'alto delle scuole superiori che non tengano conto delle istanze del territorio e delle specificità delle istituzioni scolastiche. Come provincia sul dimensionamento scolastico noi abbiamo seguito un criterio fondamentale, cioè laddove c'è un accordo tra i territori, tra le scuole, per un'eventuale fusione, ovvero per un dimensionamento, allora la provincia è d'accordo. Laddove non c'è questa sintonia, questa sinergia tra i territori, la provincia non fa dimensionamento. Davide Desiati, segretario generale della CISL Scuola. Dunque, ieri il tavolo tecnico, ci sono state delle prime, come dire, risposte? Sì, purtroppo negative, nel senso che il dimensionamento scolastico sembra a questo punto già scritto. Ieri c'è stata una riunione del tavolo tecnico interistituzionale regionale a livello regionale e la regione ha preannunciato che non è di questa intenzione, quindi non ci sarà alcuna proroga per il dimensionamento, andrà fatto entro il 30 novembre 2023. Questo dimensionamento scolastico in termini pratici, concreti, che cosa comporterà? Comporterà la riduzione di 11 autonomie scolastiche. Dal 1 settembre 2024 avremo 179 scuole, tutte con dirigente, tutte con direttore amministrativo, ma purtroppo la linea seguita è quella ancora di penalizzare le aree interne, i piccoli centri, le aree montane.